Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Questa è una storia di manipolazione, quella di un marito nei confronti della moglie. O forse no, è la storia di un uomo vittima della mala giustizia. O forse è la storia di una donna infelice che ha pagato con la vita il prezzo di questa infelicità. Da qualsiasi parte la si voglia guardare, questa è una storia di due persone che per colpa di assurde convenzioni sociali hanno unito le loro infelicità in maniera indelebile. Questa è la tragica vicenda di Lorena Radice e del marito Nazareno Caporali. La nostra è una storia di Brianza, e precisamente Monza, città di rara bellezza, ricca e florida. A Monza ci vive una famiglia che dal 1919 domina il settore marittimo, producendo eliche e componenti per la propulsione navale. Loro sono i Radice e la loro azienda, con sede a Cinisello Balsamo, si chiama con didascalica schiettezza Eliche Radice. Siamo nel 2007 e al timone della società c'è una donna, capelli neri e mossi, sguardo vivo, piglio da leader, il suo nome è Lorena Radice. Figlia unica e rampolla di una delle famiglie più in vista dell'intera Brianza, i Radice. Alfredo e Luisa, i suoi genitori, quell'unica figlia benedetta dal talento per l'imprenditoria, moglie e madre devota, la adorano. E soprattutto la credono felice. Eppure tutte le loro certezze di genitori orgogliosi cadranno la mattina del 26 dicembre del 2006, quando Lorena verrà trovata esanime nel suo letto con un sacchetto di plastica intorno al collo. Lorena Radice, donna risoluta, sicura di sé, terrore di impiegati e sottoposti, fiore all'occhiello dell'imprenditoria che si era imposta in un settore dominato dagli uomini, si era uccisa. O forse no, forse era stata uccisa. Ma da chi? E perché? Per raccontare questa storia bisogna riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo a quando Lorena era una giovane universitaria. E torniamo quindi al 1981. Lorena è una studentessa di economia alla Bocconi di Milano. Ha solo 19 anni, ma è una tipa tosta che sa il fatto suo. Una che va dritta al sodo, determinata a raggiungere i suoi obiettivi nel modo più efficace possibile. È una dote di famiglia quella. Glielo aveva insegnato suo padre Alfredo a essere così. Ma era anche una ragazza con il futuro già spianato. Un'azienda di cui lei era l'unica erede e che il padre avrebbe passato a lei. Lorena non ha molto tempo da perdere, così quando incontra lui, l'altro protagonista della nostra storia, Nazareno Caporali, le loro vite si sfiorano appena. Ma il destino ci ha già messo lo zampino e 10 anni dopo quei due ragazzi un po' sfuggenti e con un futuro da costruire li fa rincontrare. Quando accade sono persone adulte, 30 anni lui e 30 anni lei, e a quel punto accade la magia. I due dopo una breve frequentazione si mettono insieme. Per Lorena quella è la prima storia seria. Aveva forse avuto qualche flirt, ma le cose serie, quelle mai. C'è qualcosa di Lorena al di là della determinazione e del carattere deciso che la caratterizza. È profondamente rigorosa. Un rigore che affonda le radici nella sua profonda fede religiosa e anche estremamente selettiva. Non di certo una che si fa convincere con due moine, anzi, approcciarla è estremamente difficile. Non va per circoli, non va per club, non la si vede nei salotti e soprattutto non si sarebbe mai data al primo che capita. Avrebbe aspettato quello giusto e Nazareno Caporali sembrava quello giusto. Nazareno Caporali però ha delle radici diverse da quelle di Lorena. La sua è una famiglia della medio borghesia, sua madre è casalinga, suo padre è impiegato. Non sono indigenti, ma neanche ricchi. Ma ha qualcosa Nazareno che gli altri, quelli della sua cerchia, non hanno a sufficienza. Nazareno è un uomo assertivo, calmo, che affronta la vita con risolutezza ed è anche ambizioso. Vuole di più dalla vita e per lei questa è una dote imprescindibile. Lo trova uno spirito affine a lei. Non è chiaro però come i due si siano incontrati, soprattutto come Nazareno abbia sfondato la cortina di ferro di Lorena, che la separava dai rapporti con gli uomini, notoriamente complicati. Nazareno invece della bella Lorena apprezza il suo pragmatismo, quel suo andare al sodo senza perdersi in fronzoli inutili e ovviamente le piace anche fisicamente. Fin qui l'idillio,
la versione ufficiale, diciamo così, perché in realtà tanti diranno che Nazareno non era solo ambizioso, lo era in modo spietato, e che la bella Lorena, l'inaccessibile, rappresentava per lui una sfida da un lato e dall'altro la possibilità di accedere dalla porta principale a una vita fatta di agi e lussi. Eppure, caporali, una posizione ce l'aveva già, contabile per aziende del settore luxury. Ad ogni modo, Lorena con il suo bel Nazareno ci si fidanza e lo fa anche in barba un po' alle raccomandazioni dei genitori di fare un matrimonio con uno della sua cerchia. Ai radice Nazareno piace, perché sa presentarsi, è un bel ragazzo, ha modi cortesi, sa come comportarsi, però in fondo non lo ritengono all'altezza della loro preziosissima Lorena. Ma se lo fanno andare bene. Lorena è decisa, vuole lui e testarda com'è quasi impossibile farle cambiare idea. Il loro è un fidanzamento lampo, un anno appena, ma contrariamente a quanto dovrebbe accadere, il loro rapporto è fin da subito piuttosto tiepido. Nessun fuoco d'artificio fra di loro, nessuno slancio, nessun gioco di seduzione, tutto estremamente formale e freddo. Si vedevano poco, una o due volte alla settimana, perché Lorena, già alla guida dell'azienda, era sempre molto impegnata e amava poco la mondanità. E poi i due, per scelta condivisa, non avevano rapporti. Lorena voleva arrivare vergine al matrimonio e quindi i due sostanzialmente uscivano a cena, al cinema e poco altro. E poi, finalmente, nel 1992, i due si sposano. Al matrimonio, elegante e con un parterre di invitati di tutto rispetto, segue un sontuoso viaggio di nozze in Polinesia, meta da sogno fatta di spiagge bellissime, cibi esotici, ma qualcosa non va. Qualcosa in quell'ingranaggio all'apparenza perfetto non funziona a dovere. Perché quello slancio che mancava prima, mancava anche adesso che i due erano legittimati dalla legge da Dio a unirsi, a stare insieme. E per Lorena, donna manager in grado di risolvere i problemi più disparati, sarà come scalare una montagna. Tutto quello che da questo momento in poi dirò di Lorena è quello che Nazareno Caporale ha detto per descrivere il suo rapporto con la moglie. Lorena si blocca di fronte all'opportunità di costruire un'intimità con il marito, come ci si aspetterebbe da una novella coppia di sposi. Lorena si rende conto di fare fatica a dormire con un'altra persona nello stesso letto, è qualcosa che la mette in un profondo disagio. Fa fatica a condividere gli spazi, a dover rendere conto a un'altra persona di ogni cosa che la riguardi. Qualcosa che le impedisce di esprimere l'affetto che crede di dover provare e di conseguenza fa fatica anche a farsi toccare da lui. I loro rapporti sono freddi, privi di slancio, obbligati dalle circostanze. Forse Lorena aveva bisogno di più tempo, di un approccio diverso. Non sappiamo ovviamente come i due abbiano affrontato questa questione, ma è certo che i due mostrano fin da subito una grande incompatibilità di tipo sessuale e di tipo anche caratteriale. Neanche a dirlo, quel viaggio di nozze sarà un disastro, anche perché pare che Lorena avesse confidato al marito che non era fatta per il matrimonio, che aveva sbagliato, che non si sarebbe mai dovuta sposare. Eppure i due non si lasciano, consapevoli che anche se quel matrimonio non era partito nel migliore dei modi, in qualche modo lo avrebbero portato avanti. Ma quando i due tornano a Monza, la faccenda si fa maledettamente più difficile. Lorena realizza che è così, che quell'uomo che a stento riesce a sfiorare se lo troverà davanti ogni mattina, ogni sera, nel letto, lo incrocerà in cucina, in bagno, dovrà farci colazione, pranzo, cena, e quella consapevolezza l'atterrisce, ma non lo dà a vedere. I coniugi, caporale e radice, dissimulano alla grande, e davanti alle famiglie arraggianti per il ritorno a casa dei due novelli sposi, si presentano come una coppia felice. Quella loro crisi, già fortissima e inarrestabile, doveva rimanere segreta. Lorena, legatissima ai genitori, era però anche estremamente riservata e mai davanti a loro si lascerà scappare qualcosa che la riguardasse intimamente. Si parlava di lavoro, delle notizie del giorno, del più e del meno, ma mai dei suoi problemi, che non dovevano mai uscire dalle mura di casa sua. Ad ogni modo la loro vita prosegue, ma appena un mese dopo Lorena scopre di essere incinta e sempre secondo quanto dice il marito, la donna non la prende affatto bene e ne è addirittura sconvolta, perché non se l'aspettava. Per quanto avesse intenzione di avere dei figli, non li voleva in quel momento, non si sentiva pronta. Tra i suoi progetti c'era quello di viaggiare un po' per il mondo e c'era quel rapporto con il marito che proprio non decollava.
Ma quella gravidanza inaspettata e sgradita, ahimè, non va a buon fine e Lorena ha un aborto spontaneo. La donna però ha un turbinio di emozioni contrastanti. Se da un lato quella gravidanza indesiderata l'aveva sconvolta, dall'altro perdere il bambino la fa piombare nella disperazione. Ma è una donna di successo che dirige un'azienda e soprattutto, lo abbiamo detto, di sé non vuol far trapelare nulla e in qualche modo i due coniugi proseguono la loro vita insieme. Dopo 4 anni, e cioè nel 1996, accade qualcosa. Accade che Caporali, per volere espresso della moglie Lorena, entra a far parte della Elica Radice. Per Caporali è un gran bel salto di qualità, sia in termini di prestigio per le mansioni che avrebbe svolto, sia in termini economici, con un appannaggio annuale di 70 milioni di lire. L'entrata in Elica Radice di Caporali però coincide con un evento molto importante per i coniugi, l'attesa del primo figlio, questa volta voluto. È un momento magico per la coppia e Nazareno scopre un lato della moglie che mai aveva visto. Lorena con la gravidanza si era fatta tenera, si mostrava fragile e indifesa e soprattutto si affidava a lui per tutto, al punto da volerlo a proprio fianco in azienda. E poi finalmente nasce il primo figlio. Lorena, che si è liberata dalla paura del parto, però torna a essere la persona fredda e anaffettiva di sempre. La coppia arriva a un punto di rottura. Caporali minaccia di andarsene di casa, ma Lorena, sempre secondo il marito, su questo punto non transige. Lei non sarebbe mai diventata una donna divorziata. Questa cosa era fuori discussione. Glielo vietava la sua morale religiosa, la sua posizione, il suo prestigio, ma soprattutto sarebbe crollato il suo castello di bugie faticosamente tenuto in piedi in tutti quegli anni, la favola del matrimonio felice. No, Lorena questa cosa non poteva in alcun modo accettarla. Il loro matrimonio, però, era ormai una zattera alla deriva. Caporali, però, voleva salvarlo quel matrimonio e lui per primo si rivolge a un suo amico prete, tale Don Francesco, che gli consiglia di iniziare un percorso spirituale specifico per coppie in crisi. Lorena, così riservata e assolutamente restia a far uscire anche uno spillo di quanto avveniva in casa sua, di fronte a questa opportunità si rifiuta categoricamente. Eppure dalle parole di Lorena traspare un altro scenario, lo scenario in cui a provocare le liti, le discussioni, quelle estenuanti sfuriate, era proprio Caporali. Lo dice chiaramente Lorena, vorrei che smettessimo di litigare, vorrei una tregua. Ma torniamo a quegli anni difficili e complicati. Dopo circa 4 anni dalla nascita del primo figlio e nel pieno di una crisi coniugale insanabile, Lorena e Nazareno adottano una bambina, una decisione che adesso appare quantomeno avventata, ma che allora era servito anche per appianare certi contrasti. Ma ahimè, neanche l'arrivo di questa bambina riuscirà a ricucire gli squarci nel loro rapporto. Caporali per Lorena sarà sempre una spina nel fianco, l'uomo che, come dirà lei stessa, sarebbe l'ultima persona con cui vorrebbe dividere l'esistenza. Anche in azienda Caporali si sgancia dalla famiglia, dà le dimissioni da dipendente e diventa a tutti gli effetti un libero professionista che lavora per varie aziende, perché così come era stata Lorena a volerlo in azienda, così Lorena, quando non lo volle più tra i piedi, in qualche modo lo costrinse a dare le dimissioni. Niente più li univa, non avevano più rapporti né dormivano più insieme perché sempre secondo Caporali la donna lo accusava di puzzare e di non voler più dormire con lui. Eppure non parleranno mai di divorzio, parola che era proibito pronunciare. Oltre alla proverbiale freddezza di Lorena, sempre secondo Caporali, si era aggiunta anche una componente violenta. Lorena si accendeva con una facilità impressionante. Tutto per lei era motivo di sfuriate esasperanti ed estenuanti e a volte anche violente. E per dimostrare che la moglie era arrivata a un punto di non ritorno, a Caporali viene in mente di registrare la moglie durante una delle loro tante liti e quelle di Lorena sono parole durissime che come lame affondano nella carne viva di quella loro relazione sgangherata. Ho passato i primi 4 anni della nostra vita in comune a rotermi il fegato, mentre tu russavi in quella camera a stare qua fino alle 4, alle 5 del mattino a piangere e a disperare. Non ti sei mai accorto, non ti eri mai fregato niente, non ti sei mai spostato. Ho capito una cosa, che vivere con te e vivere con un sasso hai la stessa possibilità di reattività. Quindi, scusami, io te l'ho già detto, l'unica cosa che vorrei sarebbe vivere un attimino più serenamente, rompendoci meno le palle.
Lorena di quell'uomo che aveva sposato con i migliori propositi ne è esasperata e lancia verso di lui precise accuse. È lui a essere freddo nei suoi confronti, è lui a ignorare le sue richieste di aiuto, è lui che non sa come toccarla, come sfiorarla ed è sempre lui che non l'ha mai amata. Guarda, tu non contraddici. Fai tutto quello che vogliono gli altri. E non dai fastidio. Cosa potrei paragonarti? Un soprammobile. Che bello, scusa, un soprammobile. Lorena quindi accusa il marito di essere un ipocrita, una persona che davanti a tutti si dimostra comprensiva, assertiva e paziente, ma quella secondo Lorena era solo la maschera che indossava di fronte al mondo. In realtà anche lui masticava rabbia. Questo era Caporali nelle parole di Lorena, un uomo passivo, come lo definirà lei, un soprammobile che vive per non dare fastidio a nessuno, servile, ossequioso e profondamente ipocrita. E poi Lorena, in quegli audio, rivelerà un particolare che avrà un peso in tutta questa storia. Perché ci sono tanti modi per insultare le persone. Ci sono quelli come me, che gridano, che hanno una faccia sola, che gridano, dicono esattamente tutto quello che gli passa per l'anticamera del cervello in quel momento. E poi ci sono quelli come te, che non gridano, però dopo 3 mesi di matrimonio già mi consigliavi di farmi ricoverare. Ho dovuto portarti un bel coltellaccio da cucina nella pancia, perché tu la smettessi, adesso non mi devo più far ricoverare. Lorena, con un tono estremamente esasperato, rivela che dopo soli 3 mesi dal loro matrimonio, Caporali voleva farla internare. Parla di coltelli, Lorena. E più Caporali, per cercare di arginare quella furia, le diceva di curarsi, più la rabbia di Lorena esplodeva. Erano ormai come animali braccati che non sapevano che strada prendere. E quando ogni soluzione sembra rivelarsi inutile, Caporali va dritto dritto dai suoceri a chiedere loro di aiutarla a fare curare la povera Lorena, ormai vittima di se stessa e dei suoi repentini cambi di umore. I suoceri, che mai dalla bocca della figlia avevano visto uscire una sola parola della loro situazione, non si fidano e dicono al genero che avrebbero sì aiutato la figlia, ma prima avrebbero verificato che le cose stessero esattamente come diceva lui. I suoceri con molta cautela fanno le loro verifiche e per loro non c'era proprio niente che non andava. Lorena di quel marito non parlava che bene e i genitori lasciano cadere la cosa. Ma Caporali insiste nel voler fare curare la moglie, ma si raccomanda con i suoceri di non dire nulla a Lorena di quei loro incontri, che se no erano guai, e guai grossi per lui. Caporali li istruisce su come agire in maniera più subdola e dice loro: «Venite a cena da noi e nel bel mezzo della cena tirate fuori l'argomento, ma badate», li raccomanda, «non coinvolgete me, fate come se fosse qualcosa che avete notato voi». I suoceri però non hanno alcuna intenzione di partecipare a quella trappola. E poi Lorena per loro era sempre la stessa, era quella che era sempre stata. Ed è a quel punto che Caporale escogita quel piano subdolo, quello di registrare Lorena, col fine di avere una prova tangibile contro cui i suoceri non si sarebbero potuti tirare indietro e avrebbero finalmente affrontato la realtà dei fatti. La loro adorata figlia era vittima di un grave disagio psichico. E saranno proprio quegli audio, all'indomani della morte di Lorena, a gettare su Caporali l'ombra del sospetto. Ma prima di addentrarci nei meandri di quell'ultimo pezzo di vita di Lorena, dobbiamo dire che Caporali, nei mesi che precedono la morte della moglie, da estraneo in casa, rinnegato e rifiutato, scopre le chat. E chatta oggi, chatta domani, ecco che conosce una donna che, come lui, viveva da separata in casa con il marito e con cui ben presto intraprende una relazione extraconiugale, che durerà dal 2005 al 2006, e cioè fino alla morte di Lorena. Ma quella storia clandestina un bel giorno viene allo scoperto, e proprio, come si suol dire, nel momento più felice dell'anno, il 25 dicembre del 2006, il giorno prima del ritrovamento del corpo di Lorena. E saranno dei bigliettini di auguri natalizi a svelare a Lorena la relazione extraconiugale del marito. I bigliettini erano ben riposti all'interno di un raccoglitore.
Lorena, casualmente o no, non lo sapremo mai, li trova e in quella casa di colpo calano le tenebre e da giorno lieto dedicato alla famiglia, ai regali e ai pranzi succulenti, si trasforma in un terreno di scontro all'ultimo sangue fra Nazareno Caporali e Lorena Radice. Così, mentre i figli sono intenti a spacchettare i regali sotto l'albero, Lorena sventola sotto al naso del marito quei bigliettini compromettenti e gli sibila una frase agghiacciante. Quando i ragazzi saranno grandi, gli farò vedere che razza di padre sei. Ma tutta quella rabbia che vuole esplodere, Lorena se la tiene dentro, perché è Natale, c'è il pranzo con i genitori, i giri di telefonate di auguri. Indossa la sua bella maschera di serenità e in qualche modo affronta quel giorno. Ma quello è solo un appuntamento rimandato. Lo sa Nazareno e lo sa Lorena e quando anche l'ultimo degli invitati se ne va, ecco che quella rabbia e quel dolore represso di Lorena esplode con forza deflagrante. Di quella sera, quella a cavallo tra il 25 e il 26 dicembre, sappiamo solo quanto Caporali ha raccontato agli inquirenti. Il suo è il racconto di una notte delirante in cui Lorena, forse per la prima volta, mostra al marito tutto il suo dolore, ma anche tutto il suo disprezzo. Lorena, ci dice Caporali, dopo aver messo a letto i figli, si rifugia in bagno, si siede sul pavimento, con la schiena appoggiata alla vasca, con la testa fra le gambe, scossa dai singhiozzi. Caporali, con il suo solito atteggiamento assertivo, o come sosteneva Lorena, fintamente assertivo, cerca di consolarla, ma Lorena è inconsolabile, gli continua a ripetere di averle rovinato la vita, che questo a lei non lo doveva fare, che non se lo meritava. E anche in quel frangente drammatico Caporali pensa bene di accendere il registratore. Se non ti do fastidio resto qui. Avrei voluto, sai che cosa, un uomo che mi volesse bene. Guarda, io credo di essere una persona che è in grado di volere molto bene e di voler amare. Io ti ho amato e voluto bene per tantissimi anni. Questo qui è innegabile, negare questo qui sei te che fin dall'inizio, fin dai primi giorni, hai capito che non andavamo bene. Me l'hai detto te un sacco di volte. Comunque ascolta, adesso in questa situazione abbastanza pietosa, rimandare per l'ennesima volta queste cose non ha senso. Adesso te stai male, e stai molto male. Vuoi che resto qui con te nel caso ti venisse un malore o qualche cosa, o vuoi che vado su e vuoi stare tranquilla? Dimmelo, lo faccio. Non sono polemico, non sono aggressivo, sono molto sereno. Che cosa vuoi che faccio? Resto qua con te. Sempre Caporali racconta che intorno all'una del mattino Lorena ricomincia con le sue recriminazioni. Lo accusa di averle rovinato la vita e a quel punto non ci sono più lacrime, ma furia cieca che la donna scaraventa sull'uomo anche fisicamente. Lo colpisce un po' a caso. Caporali, più forte fisicamente, le monta addosso per bloccare e sempre secondo quanto racconta l'uomo, la donna avrebbe anche cercato di mordergli i genitali. Quel delirio dura un paio d'ore, poi Caporali va a dormire sul divano e lascia Lorena da sola nel letto. Lorena quella stessa mattina verrà ritrovata senza vita con un sacchetto stretto intorno al collo. Quando gli inquirenti iniziano le indagini devono innanzitutto sciogliere un nodo centrale, ma quello era un suicidio o un omicidio? Aveva dei motivi validi la donna per uccidersi? Era, come sosteneva il marito, affetta da gravi disturbi psichici tali da portarla in un momento di profonda crisi a uccidersi in quel modo? Secondo gli inquirenti e la famiglia di Lorena assolutamente no. Lorena era una donna serena, che aveva dei progetti in cantiere e che non si sarebbe mai uccisa. Anche il modus operandi è atipico, perché come diranno dei criminologi, di solito prevale l'istinto di sopravvivenza che porta una persona a strappare il sacchetto e cercare aria. Per questo chi si uccide, sempre secondo la criminologia, cerca un modo repentino di morire. Per gli inquirenti, sulla base delle perizie, delle testimonianze e dei reperti, Lorena era stata uccisa e a ucciderla era stato proprio lui, Nazareno Caporali, l'unico presente in casa quella notte. Dalle indagini inoltre emerge un particolare che a me personalmente mi ha lasciato sconvolta. A ritrovare la donna la mattina di Santo Stefano del 2006, un bambino di appena 10 anni, il figlio della coppia. Ed è forse questo il dettaglio più agghiacciante di tutti, che un povero ragazzino abbia dovuto scoprire per primo il corpo esanime della madre,
Un particolare che a me mette una profonda tristezza, perché se è vero quanto diranno gli inquirenti, e cioè che a uccidere Lorena sia stato Caporali, questo vuol dire anche che Caporali avrebbe lasciato che il figlio subisse quel trauma, sapendo benissimo che la madre era morta. Il PM titolare dell'indagine costruisce per Caporali un'accusa pesantissima, omicidio premeditato, scaturito dalla scoperta da parte della moglie di quella relazione extraconiugale del marito. Caporali, per l'accusa, uccide la moglie perché teme che questa gli possa rovinare l'esistenza. Lo avrebbe annientato sul piano personale, su quello lavorativo, e questo Caporali non poteva permetterlo. Sì, insomma, l'uomo in un solo colpo rischiava di perdere il prestigio, la condizione privilegiata che il suo ruolo di consorte di una radice gli offriva, il buon nome che si era costruito e, in ultimo, lussi e agi e una casa bella e confortevole dove vivere. Tutte cose che per Caporali contavano più di tutto ed erano il motivo per cui l'uomo aveva sopportato anni e anni di litigi, sfuriate, malumori, urla, sempre secondo quanto sostiene lui. C'era troppo in ballo e quindi quale miglior soluzione che inscenare un suicidio per la moglie? A quel punto anche quelle registrazioni effettuate da Caporali nei mesi precedenti rientrano perfettamente in quel piano di demolizione psichica di Lorena, che però non avrebbe portato a nulla perché i genitori di Lorena non avevano voluto saperne di internare la figlia. Quella scoperta del tradimento coglie di sorpresa l'uomo e quindi accende in lui la necessità di agire in maniera davvero drastica, la soluzione finale potremmo definirla. Secondo l'ipotesi accusatoria, Caporali l'avrebbe soffocata con un sacchetto di plastica che poi le avrebbe stretto intorno al collo con del nastro adesivo per simulare un atto estremo. C'è un fatto però, come avrebbe fatto Caporali a mettere il sacchetto intorno al collo della moglie e nello stesso tempo tenerle ferme le braccia per evitare che questa rompesse il sacchetto? Forse aveva usato un cuscino, eppure su nessuno dei cuscini presenti in casa ci sono tracce di saliva della donna. Ma la donna non presentava neanche i tratti tipici di chi viene soffocato con dei cuscini, come ematomi e rottura del setto nasale. Alla chiusura delle indagini, 7 mesi dopo il ritrovamento di Lorena, in vacanza all'isola del Giglio, viene arrestato e rinviato a giudizio. Al processo di primo grado, che si apre nell'aprile del 2008, la difesa prova a smontare la teoria dell'omicidio dichiarando l'impossibilità di uccidere la donna nelle modalità paventate dall'accusa. Ma cerca anche di smontare il movente economico, perché Caporali non era un mantenuto, era un uomo che in 20 anni aveva costruito una carriera dignitosa e con un ottimo appannaggio mensile, che viene dimostrato risulta essere più alto di quando lavorava come dipendente per la Heliche Radice. Quindi dimostrano, o provano a dimostrare, che Caporali era in grado di mantenere uno stile di vita adeguato. Ma non solo, Caporali aveva una delega per la gestione di alcuni capitali per conto del suocero, Alfredo Radice, prova della stima che godeva in famiglia e nell'ambiente in qualità di commercialista. Nessuna prova certa, quindi, solo indizi, che però per l'accusa sono sufficienti a indicare lui come unico possibile colpevole. Riprendiamo quindi questi elementi indiziari partendo da un punto saldo. Lorena muore per asfissia meccanica, a ucciderla un sacchetto legato al collo da un elastico. I rilievi dei RIS sul sacchetto rivelano però che il materiale biologico era davvero minimo. La conclusione è abbastanza controversa, perché se da un lato quello significava che quando ha indossato il sacchetto Lorena era già morta, dall'altro non si capisce come sia stata soffocata Lorena. Forse, ipotizza la procura, con un altro sacchetto opportunamente occultato. Per la difesa questo non dimostra assolutamente nulla, non si spiega perché Caporale avrebbe dovuto usare 2 sacchetti diversi, eppure sotto il letto vengono ritrovati 3 frammenti di un sacchetto di plastica diverso da quello ritrovato attorno al collo di Lorena e con i margini sfilacciati, come se fossero stati strappati. Forse Lorena aveva provato a uccidersi con un sacchetto, ma aveva resistito e l'aveva strappato. Ma quindi dov'era il resto del sacchetto? Oppure quello stesso sacchetto era quello con cui Lorena era stata soffocata da Caporali e che la donna però era riuscita a strappare via dal suo viso. A quel punto Caporali, con una Lorena ormai quasi esanime, gliene mette attorno un altro e con quello finisce quello che aveva iniziato. Ok, ma il sacchetto che fine ha fatto? Caporali pare che da quella casa non si sia mosso ed essendo la casa circondata da telecamere, se fosse uscito, gli inquirenti lo avrebbero di certo saputo.
L'altra opzione possibile è che Caporali l'abbia soffocata con un cuscino, ma abbiamo visto che non sono state trovate tracce di saliva in nessuno dei cuscini in casa e su questo singolo elemento gira tutto il processo. Per la difesa, il fatto che su quel sacchetto non ci fosse abbastanza saliva dimostrava in maniera inconfutabile che quell'oggetto non se l'era messo in testa la povera Lorena, e lo dimostrano anche attraverso un esperimento che simula il droplet emesso da una persona che ansima all'interno di un sacchetto di plastica. Il droplet, cioè l'insieme di goccioline di saliva, era copioso, a dir poco, diversamente da quello ritrovato nel sacchetto che avvolgeva la testa di Lorena. Altro elemento determinante sono alcune ecchimosi presenti sul corpo della donna, segno, secondo l'accusa, di una colluttazione fra Lorena e il suo assassino. La difesa dice che no, quelle ecchimosi sono relative alla furiosa litigata di poche ore prima, quelle dove pare che Caporali le avesse prese da Lorena. L'uomo, per parare i colpi, era stato costretto a tenere ferma la donna in qualche modo, provocandole quei lividi. E infine anche la posizione del corpo rivela l'insensatezza dell'ipotesi del suicidio. A rigor di logica, il corpo di Lorena doveva essere scomposto per gli spasmi che provoca il soffocamento. Invece viene trovata perfettamente adagiata sul letto e con la coperta tirata fino al mento. Anche su questo punto la difesa ha da obiettare. È chiaro, Lorena voleva suicidarsi e quindi si predispone per farlo adagiandosi sul letto con le coperte su, aspettando di soffocare. Se posso dire la mia, mi sembra improbabile, perché l'istinto sarebbe stato quello di strappare il sacchetto e penso che per resistere a questo istinto la persona si agiti, posto che penso che nessuno che stia soffocando possa resistere al proposito di non voler respirare. E io personalmente non lo credo possibile, ma potrei sbagliarmi. Ad ogni modo, dopo un lunghissimo processo di primo grado, un processo altamente indiziario, la Corte di Assise di Monza dichiara Nazareno Caporali colpevole di omicidio premeditato e lo condanna alla pena dell'ergastolo. La sentenza verrà confermata in appello e Cassazione. Attualmente Caporali si trova in carcere e qualche anno fa è stato intervistato nella trasmissione Storie Maledette, da cui ho tratto la maggior parte delle informazioni che trovate in questo video. L'uomo si è sempre professato innocente. Per lui la moglie si è uccisa al culmine di una crisi psicotica. Le ultime notizie che ho trovato su Caporali risalgono al 2015, quando si trova al carcere di Bollate. Pare che Nazareno abbia organizzato per i suoi compagni detenuti un circolo di lettura e scrittura come modalità di comunicazione dentro il carcere. E pare che abbia anche scritto un libro a quattro mani, segno che una forma di normalità anche in regime di ergastolo si può trovare. Un pensiero però va a quelli che nel 2006 erano due bambini, che nel giro di poco tempo si sono visti strappare la madre, e in quel modo atroce, e un padre, visto per l'ultima volta mentre veniva caricato su una motovedetta all'isola del Giglio, lì dove erano tutti insieme in vacanza. Non oso immaginare il dolore di queste creature, che adesso saranno due persone adulte e che hanno di certo sofferto più di tutti. Spero, se mai vedessero questo video, di non averli turbati troppo. E si conclude così questo video. Ditemi, secondo voi, Nazareno Caporali è innocente o colpevole? Questo è uno di quei casi in cui non ci sono prove schiaccianti e ci si chiede: ma è giusto condannare all'ergastolo un uomo senza una prova? Ma solo vari indizi che potrebbero incastrarlo? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, seguitemi anche su Instagram se volete, c'è anche il form per suggerirmi dei casi, e a presto con una nuova Storia Crime. Ciao!